Ci troviamo alla Milano Games Week e abbiamo già girato un video sul canale di Francesco Zirico, ormai parte è un abitué, ragazzi, è un abitué alla ricerca dei cibi che valgono la pena di essere mangiati qua in fiera. Noi dobbiamo trovare qualcosa. Miglior rapporto quantità-prezzo e qualità, quindi esatto. È una sfida ardua, però si trova, Robetta, si è trovato chicche tie interessanti. Francesco, ti piace stare sul mio canale? Ancora non abbiamo mai mangiato seriamente, Esatto. Quindi non so. Non abbiamo ancora fatto dei food tour, quelli come si deve. Anche se oggi secondo me ti stupirò. Comunque una cosa che mi è piaciuta dall'ultimo video che abbiamo fatto insieme con gli hamburger di Ciccio Gamer è la risposta del pubblico. Bello, no? Hanno scritto la vecchia leva contro la nuova leva. E sei vecchio. Comunque io in questo momento faccio video con lui, perché lui, vedete, da un annetto massimo, due annetti, esplode, diventa... diventerà il miglior food vlogger in Italia. Segnatelo. Partiamo da qualcosa che palesemente non sarà a livello. Ok. Quello. Quello. È l'ultima cosa che mangerei. Hamburger, panini, focacce, pizza, tutto fa. Sì. Tutto. Tutto. Quello. Allora, dalla fila io ti direi che merita. Sto guardando che c'è una fila assurda, ma alla fine è roba da autogrill comunque. Niente di troppo particolare. Qui qualità autogrill è anche peggio, secondo me. Non c'è neanche la nuova rustichella. La rustichella. No, non ne vale la pena. Non ne vale la pena. Andiamo a quello che mi hai detto della roba romana. Quello è tanta roba, secondo me. Quello lì secondo me è buono. Vediamo. Tipo l'aperitivo romano, ape Cesare. A me me l'hanno scritto in un paio di andarci e lui me l'ha confermato. Comunque fuori c'è tutta una food court qua, poi c'è un'altra di dietro e qualche stand sporadico di cibo dentro i padiglioni. Ci stavamo dirigendo l'altro stand, ma ho visto Monster Meat. Sembra interessante. A porchetta c'è. Non lo so, Rick. Prova già fatta. Questa porchetta mi sembra un po' una lastrina di Alamin Cards. Io continuerei verso il nostro obiettivo, la petto. Mi sa che fa non l'ha capito che dovevo mangiare in tutti i posti. Quello lì, Cesare. Mentre lì c'è lo street food romano. Io direi di fare entrambi, no? Un bel po' di roba figa, c'è la polpetteria. Un bel sistema, Quello cos'è? Le focacce. Vabbè, finiamo il video qua, ma ne ho avuto la cesta qua. Oh, spacca una fila per una cassa. Bello, bello. Easy. Sì, infatti, allora, questa cosa c'è solamente una cassa, è scomoda. Che se voglio mangiare in un posto, magari lì non c'è nessuno. Quindi da rivedere. Che ovviamente fa girare l'economia in tutti gli stand. Ha intuito quello che vedo qua. Tutto quello che vediamo intorno è di... Ape Cesare. Che prendiamo? Le palle. 15,50. Le palle. Buone le palle però. Io prenderei tutto. All in. Te avevo detto che con me soffrivi. Abbiamo preso letteralmente uno di ognuno. Io non ci credevo, pensavo scherzasse, seriamente. Abbiamo preso il carbone e l'hamburger. Da capire questo, che l'hamburger e la carne mi sembra buona, però tutto già pronto così, già assemblato. Lo fanno a ripetizione, lo stanno assemblando. Sì. Ah, oddio, è vero, stanno là dietro i panini. Chi vivrà vedrà. Vedrai. Mossa intelligente per i pazienti. Si vede che fa il food vlogger? No, si vede che ho visto te ieri come mangiavi. No, che fa così. Aiutami. Allora, buon odore. Posso dire che pensavo peggio, perché ora che lo apri è interessante, Bello, bello. Ma zannerei. Mi ispira. Vai un bel mozzo, vai. Vado io? Vai così? Ciao ragazzi, buon appetito a tutti. Buon appetito a tutti. Vai succhettini. Ah, buonissimo, vediamo un po'. Il pane e la carne, buonissimo. No, buonissimo. Grazie la Games Week, non ci sta. Certo. Il sapore di carbonara è leggero, non è invasivo perché la carne è molto forte. Però c'è, cioè io lo sento bene. A precedere fra la prima parte di video che abbiamo fatto, adesso abbiamo appena iniziato, si piazza in alto più presto. Iniziamo la seconda fila perché ho preso una porchetta e stracciatella. Piccolo cambio di percorso. Di là in questo momento non c'è la staccionella, dobbiamo aspettare, quindi prendiamo una pizza. Ho preso quella col prosciutto crudo. Io voglio far partire questa cosa. Voi la chiamate schiacciata, no? Sì, perché è una schiacciata. Che è una schiacciata. Ma se tutto il resto d'Italia la chiama pizza, perché la chiama schiacciata? Guarda, accetto focaccia, perché in un certo senso è pure una focaccia. Perché? In tutta Italia la chiamano pizza. Non è vero, non è vero. In tutta Italia è pizza. Una pizza non è aperta e riempita, la pizza è sopra. È una pizza, la pala romana con dita dentro. Ecci. Pizza romana. Pizza, yeah. È pizza, va bene pure pizza. Focaccia quella. Pizza bianca romana. Abbiamo qui porchette e stracciatella. Siamo stati fortunati perché ci hanno backdoor da dietro. Ci hanno portato il bagnato da dietro, l'avevamo pagato, però sì, ci hanno portato da dietro. Il fatto che sia porchetta così sfilacciata, molto buona, infatti, perché non rimane stopposa, asciutta in bocca. Molta maionese però. Sapete qui, molta maionese e tanto pane. La stracciatella è quasi leggera. Non si sente molto la stracciatella, infatti. Non è pienissimo.
secondo me con un po' più di ingredienti diventava buono. Che è buono, ci sta. Però c'è poca porchetta. Ad ora forse carbonara è ancora meglio. Sì, sì, sì. Vediamo un po' questa pizza romana. Oh, è bella soffice. Si è persa a pezzo per strada. Infatti è una luna. A me non piace soffice. No? No. Ah, di solito è croccante? Sì. E allora è una focaccia questa. È una focaccia questa, sì. È bella morbidona, cioè sotto è bello soffice. Vieni con me, guarda. Sono molto scariche. Sono abbastanza anemiche, probabilmente anche passa di lievitazione o comunque non c'è una lievitazione top. Oh, io non so cosa esperto è. Vedere questo colore non mi attira particolarmente, però sembrano morbide, quindi in realtà... no, esatto. Se adesso a bordare d'olio e sale, cosa può fare? Non è raffinato il camper, ma la mia è zeppa d'olio. Quello mi aiuta a lubrificare. Sono inondate d'olio, sì. Non so se il sale viene dal prosciutto o dall'impasto. Mi piace però. Oh. È una pizza che ti stai prendendo la pizza col crudo, quindi deve essere salata. No, ma io porchetta meglio. Molto olio. A me piaceva l'olio. Troppo olio. Sono gusti. Allora vieni con me. Non abbiamo finito perché mancano i polpette. Comunque è una cosa sola che non ho capito. Perché c'era la porchetta con la maionese? Io non ho mai sentito la porchetta con la maionese. Questa è la prima volta. E secondo me era l'unico problema di quel panino. La maionese era poca porchetta. Ora, sì. Va in direzione polpetteria. Comunque ti volevo solo informare, fra, che sono fritte, eh? Come quelle da nonna. Datemi le mie palline. Quante sono quelle cose? 1, 2, 3, 4, mi sa 5, 6. 6 di queste? Sì. Se dico il prezzo, infatti. Voglio dare reaction al prezzo. 10 euro. 10. Te lo giuro. Ma qui tu che il prezzo costante è 10 euro per ogni cosa. Sì, sì, 10 sì. Euro. È un dato di fatto. Io pretendo che mi imbocchi. Che brutta scena. Prima te ne facevo così per questo, un po' buone queste cose. Oh. Belle cremose dentro. Sono cremosissime. Porca no, sono fritte. No. Sì, ma sono proprio buone, non ti giuro. Ma pure la maionese allo zenzero, ma è allucinante, ragazzi. Non posso. Io ce l'ho tanto, Però. Però è l'unica cosa che ricomprerei adesso. Io penso? Adesso me la ricompro. Piccola pausa dal cibo. Cioè, sai chi stavo per salutare? Paura, cioè, no, sono felice, ma ho paura dell'ansia. Mi stavo vantando. Ciao. Come state? Molto bene, siamo venuti in qua a salutare. Guarda chi ti ha portato. Oh! Signor Tiori. Ah, state a fare il video che mangiate. Tutto. Queste quali sono? Queste sono le sandwich al peanut butter. Madonna. Dai, ma ditela la verità. Come sono? Che devi dire? Come sono le gallette alle fiori? Stanno... Così siete pure la lacrime. Abbondanza, ci vuole abbondanza nella vita. E dopo la pausa, pur mangiare, patata ripiena. Vediamo un po' cosa abbiamo. Allora, patata scelta più birra, 15 euro. Conosci? Questo andava fatto ieri. È vero. Da ieri. Patata ripiena. Patato. Perché io so che tu sei un grande fan. Sei amante le patate. Io voglio subito quello con la ragù, 10 euro la patata. Ragù. Besciamella e ragù. Mi sembra abbastanza calda, posso dirlo? Grazie mille. A me sembra veramente buona, eh. Una lasagna dentro la patata. Calorie gratis. No. Sì. Ragù buono. Formaggio, besciamella, buoni. La patata spacca di brutto sotto. Sai che io mi sa che questo l'ho mangiato a Torino, se non sbaglio. Ma non era così buono. Sono passati tipo 4 anni da quel Torino food porn. Facciamo 20.000 like. Mangiamo in tutti i locali, tutti i ristoranti del centro commerciale Gigli. Buono. Buono. 15 euro questa, una birra. Sì, no. Ah, 10 sulla patata? Sulla patata 10. Ci sta. Invece ci sta. Pure grosso, guarda che è. Proteine, grassi, carboidrati, approvata da tutti i palestrati. Allora, abbiamo la pasta, con i simbolini della PlayStation. E abbiamo pesto ligure e abbiamo pomodoro. Poi vediamo, pesto o pomodoro? Dito. Tu che vuoi? Pomodoro. Pesto, io pesto. Vai. Vai. Ormai ci abbiamo preso il gusto proprio. Ah, pesto! Ma è bellissimo questa cosa, lo devo comprare! Vediamo un po' che esce fuori. Vediamo. Sono noi in tutta la fiera Panza Play. Ancora fame? Io ancora un po'. Grazie. No, bella abbondante. Io aspetto. Oh, bella cremosa. Immagino che fila. Allora. Sa esattamente di PlayStation. Che buona, eh. No, 8,50 euro, bella porzione. Ma pure buona, un buon pesto, c'è un zappo fortissimo di pesto, ma comunque è una buona pasta. Poi passa al pesto e poi il classico. Sì, oltre quella al tonno, pasta universitaria. Ma guarda che se tu raspi sotto, è bella cremosa, eh. No, infatti, allora forse l'avrei cotta un po' meno. È un secondo po'... me la pasta, perché rimane lì, capito? C'è già cotta, è quasi arrivano delle polpette. Delle polpette? Ma perché mi piace la pasta al pesto. La inserisci top 3? Polpette, queste e patata? Oddio. Dopo appena via ti dico la mia top 3 di tutti questi 3 giorni. Sono 2 giorni ma va bene lo stesso. Qui non c'è più dolce, non so dove mangiare.
Facciamo il dolce col salato. Questo bao sembra proprio un dolce. C'è il maiale. È un po' buono la crema, sì, alla fine. Sì. Ovviamente anche questo sembra un bel cornetto, no? Ma quanta roba abbiamo preso? Un onigiri di salmone, okay, e un bao golden. Grazie. Guarda che tocco infinito di riso. 4,50€ per questo ammasso di riso. È vuoto dentro, Valese. È buono. Sì. Salmone è una bestemmia qua. È molto cremoso in bocca. Non lo prenderei. Non lo riprenderei. Salmone dentro ci vuole stare. È un po' colloso il riso. Un bel tocco di riso. Ora prendo il bao. L'ultimo cibo, arrivo. Guarda il prezzo. 6€. No. No, ma che... Ma questa è la panina rimbalzina, però. Ma è anche rotto, dai. Vabbè, il ripieno c'è. Cioè, dovrebbe essere cotto al vapore questo. Non è croccante. Sono un po' deluso, proviamo altro. Anche perché ho assaggiato, ma 6€ è finito così. No, questo veramente è il peggiore. Cioè, mi dispiace, però cavolo, 6€. Sei sicuro? Più del burrito. Sul suo video vedete. Dai, passiamo al dolce. Siamo tornati nella food court grande. Che vorremmo un dolce, ma non esistono, ragazzi. E poi i posti stanno anche chiudendo, Guarda, stanno chiudendo, Sì. Io andrei a mangiare il pulled pork. No, porchetta di ariccia. Porchetta di ariccia di nuovo? Si mangiava la porchetta di ariccia? Sì. No, non di ariccia, porchetta. Ah, vai, puntatito, vai. Pulled pork e porchetta. No, salamella pensavo. Dai, salamella o porchetta? Tu che dici? Porchetta. No, vabbè, facciamo, siamo in tre. Salamella, porchetta e pulled pork. Vai, mettete il dito. E pulled pork. Vai. E quello sarà l'ultimo posto. Ciao, cavolo e creca. Sarò più ingredienti dentro che nel pulled pork. Abbiamo filato, cioè, quello di ieri. È uguale. Ma c'è il pulled pork, però. Cavolo, crauti, cibolla. La cibolla c'è. Ok, me lo vedo. Abbiamo cambiato i crauti con la cibolla di ieri. Ok. Pulled pork sembra poco, io non lo vedo. È una boccata di cavolo. No, io faccio una cosa intelligente. È tutto qua dietro, il pulled pork. Tutto qui. Work smart, not hard. Il problema è che lì è solo pulled pork. È buono. È buono, dimensioni oneste, non costa troppo. Il pane è da cambiare. Io so forse in realtà. Volevo il dolce, non ce l'ho dato. Ora usciamo dalla fiera, facciamo la visione del video, perché dobbiamo dire trovare la top 3. Giusto. Dei due video. Allora, la top 3 di quello che abbiamo mangiato in tutti e due i video. Questa Games Week 2023. Ciao ragazzi! Allora, io terzo posto ti metto gli spaghettini di riso thailandesi. Allora io li metto al pari merito con la pasta al pesto. Erano due cose differenti, ma comunque buone entrambe. Sì, secondo posto... Io ti butto lì il pulled pork. Vabbè, sembra quello di oggi. Però ho fatto bene come nella prima parte. Quello ha strutturato bene. Dice meglio? Rapporto quantità prezzo. È vero. Secondo te il pulled pork? Sì. Secondo me al secondo posto direi la patata ragù. Al secondo posto. Ok, no, ci sta anche quella. E io al primo posto ti metto il panino carbonara. Buono, ma le polpette. Le polpette rosse. Ma le polpette erano troppo buone, ma erano perfette. Da più che altro perché il panino carbonara poteva essere meglio. La patata poteva essere meglio. Tutto poteva essere meglio, tranne le polpette. Le polpette erano perfette. Detto questo, abbiamo la prima parte di questo video qua sotto in descrizione sul canale del buon Francesco Zini. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, ma soprattutto andate a seguire il buon ragazzetto qui, perché lui è tipo il futuro di YouTube Italia. Quando io sarò in pensione ti guarderò e farò ragazzo, io lo ricordo quando era proprio... E non faccio spoiler, ma tra poco partiamo insieme. C'è il nostro primo viaggio, noi ci vediamo. Nel prossimo video lasciate un bel like. Ciao ragazzi. Prossimo video Gigi comunque. Gigi.